Oggi i nostri amici della giungla avranno a che fare con un problema molto serio, il bracconaggio, che consiste nell'esercitare la caccia illegalmente, con strumenti proibiti e in zone protette. Purtroppo le vittime di questa orribile attività sono gli animali rari o particolarmente belli, che nonostante la protezione dei ranger, spesso non riescono a sfuggire al loro più grande nemico, l'uomo. Ed è proprio un uomo che viaggia alla deriva sul fiume sempre più velocemente, trascinato verso alcune insidiosissime rapide e una terribile e altissima cascata. Sembra che nulla ormai possa salvarlo. La corrente sempre più impetuosa sbatte il motoscafo contro le rocce, danneggiandolo. Quando ecco che... E così il coraggioso Kimba aveva salvato ancora una volta qualcuno in difficoltà. Che lettera è questa? A. E questa? E. Bene, e ora questa? I. Ma che disturba la lezione? Questa deve essere l'ambulanza di Tamasuke. E c'è anche Kimba. Ma che cosa è successo? Rispondete! Ehi, dove pensate di andare, voi quattro? Vi sembra questo il modo di comportarvi durante la lezione? Ora tornate immediatamente al posto. Sì, subito, signor maestro. E cominciate a fare gli esercizi da soli. Da soli? Ma tu dove te ne vai, Tommy? A vedere che cosa è successo e non appena avrò notizie verrò a riferirvele. Ma chi era quello sconosciuto a cui Kimba prestava tante cure? Ha la febbre altissima. Coco, allora arriva quest'acqua? Eh sì, eccomi. Sarà meglio che vada a prenderne ancora un po'. Coco, cos'è successo? Chi è che è malato? Da dove arriva e perché è qui? Sono questi, non lo sai che non si deve urlare quando c'è qualcuno che non sta bene? Ti dispiacerebbe abbassare il volume, Coco? L'uomo che Kimba aveva soccorso si chiamava Menam. Menam era uno dei numerosi ranger che lavoravano all'interno del Parco Nazionale Africano. Uno dei parchi nazionali più famosi, con una varietà infinita di flora e fauna locali, visitato ogni anno da migliaia di turisti di tutto il mondo. Un luogo meraviglioso dove poter riscoprire il contatto con la natura nel rispetto di essa e degli animali che la popolano. Il fascino esercitato da questi paesaggi incontaminati attira persone di ogni età, regalando loro un'esperienza indimenticabile. Terminati gli studi, numerosi giovani amanti degli animali e della natura vengono a lavorare qui in qualità di ranger. Il loro compito principale è quello di difendere gli animali dai bracconieri sempre in agguato alla ricerca di prede da catturare. Quello che state vedendo è il temutissimo uomo mascherato. Si tratta del bracconiere più famoso del continente africano. Le sue battute di caccia sono veri e propri attacchi organizzati. Lui e i suoi uomini sono sempre riusciti a farla fare. Nonostante i ranger fossero sempre allerta, l'uomo mascherato e i suoi scagnozzi erano sempre riusciti a catturare qualche animale innocente. Oh, è davvero un essere spregevole. Hai ragione, ed è meglio stargli alla larga. È stato lui a ferirmi al braccio. Se fosse stato per il vostro prezioso aiuto, ora non sarei qui a parlare con voi. Però è meglio che ritorni al parco, i miei colleghi saranno preoccupati. Kimba era preoccupato per i suoi compagni e rifletteva su ogni possibile soluzione per il loro problema. Ascoltami, Menam, se non ti dispiace vorrei chiederti un favore. Potrò essere presente quando catturerete quell'orribile bracconiere che ha fatto tanto male a noi animali. Kimba, ma ti sembra una richiesta da fare? Ci risiamo. Tu stai pensando ancora che mi impiccio di cose che non mi riguardano. Beh, questa faccenda riguarda noi animali in prima persona. Su questo sarai d'accordo anche tu. Mm.
Ehi, Kimba! Potrebbero essere dei bracconieri. C'è qualcuno là dietro. Andiamo a vedere. Che cosa ci fate voi qui? Un leone parlante! Aiutateci! Gli uomini non credevano possibile che un leone potesse parlare. Doveva essere per forza uno strano sortilegio degli indigeni del luogo. Tutti quanti erano terrorizzati e confusi. Scappavano in ogni direzione e c'era un gran caos. Ma dove potevano andare? Era troppo buio e non riuscivano a trovare una via d'uscita. Tutto questo per Kimba rappresentava una situazione perfetta. Voleva spaventare a tal punto quegli uomini che non avrebbero più avuto il coraggio di avvicinarsi alla giungla. Di certo quello era il famoso uomo mascherato e Kimba doveva sconfiggerlo. Mi dispiace, ma questo non è l'uomo mascherato. Noi volevamo solo tenere lontano dal nostro nascondiglio eventuali ficcanaso. E così tutti gli sforzi del piccolo Kimba non erano serviti a molto. Gli animali di questa zona non devono essersela passata bene. L'uomo mascherato si aggirava ancora indisturbato nella giungla. Una grande autostrada stava sorgendo nel bel mezzo della savana e i bracconieri in quell'occasione avrebbero fatto qualcosa di utile. Vi occuperete di costruzione. E in questo modo farete un lavoro di grande utilità sociale. Così saranno i bracconieri a costruire l'autostrada. Almeno non daranno più fastidio agli animali e faranno qualcosa di utile. Il nostro compito non è ancora finito. Forza, andiamo. Dobbiamo radere al suolo la loro base, in modo che nessuno possa più usarla in futuro. E voglio che tu capisca con che razza di gente abbiamo a che fare. Kimba era ansioso di capire a cosa si riferisse precisamente Menam. E presto, molto presto, l'avrebbe scoperto. Non c'è nessuno, sembra un villaggio deserto. Questo posto mi fa venire i brividi. Dove sono gli abitanti del villaggio? Siete venuti qui per portarli via, non è vero? Dopodiché distruggerete le case dove abbiamo vissuto per tutta la vita. Non dipende da me. E poi qui verranno a costruire nuove abitazioni. Ci serve della manodopera per portare a termine al più presto i lavori dell'autostrada. Oh, l'Africa sta cambiando, purtroppo, e per chi è sempre vissuto armato solo di arco e frecce, non è facile accettare questi cambiamenti, soprattutto alla mia età. Sono troppo vecchio ormai. Gettate immediatamente a terra quelle lance! Oh,
In lontananza si sentiva un rumore di macchina. Ma chi poteva essere? Sono i Ranger. Ecco, distruggete tutte le capanne del villaggio! Da questa parte, avanti! Gli uomini furono presto circondati. E così, grazie all'aiuto dei Ranger, la situazione tornò sotto controllo. Certo che il lavoro di Menem non è facile, ci vuole proprio una buona dose di coraggio. Ascolta, Menem, l'uomo mascherato ha attaccato il cantiere, devi venire subito, non c'è un minuto da perdere! Ancora una volta i bracconieri erano in azione ed inseguivano un enorme gruppo di animali che fuggivano terrorizzati. E questa volta, a capo della tremenda spedizione, c'era proprio l'uomo mascherato. Alla fine di quella brutta esperienza, Menem e i suoi uomini decisero di affrontare il pericolo bracconieri una volta per tutte. Dobbiamo farci catturare. Farci catturare? Esattamente. Questo è l'unico modo per scoprire dove si trova il nascondiglio dell'uomo mascherato. Ah, adesso ho capito. Una volta catturati ci porteranno alla sua base e da lì noi scatteremo per andare da Menem a indicargli la strada. Già. Yupi! Ehi, Mandy, ma tu non dici niente? Sono d'accordo. Dunque, facciamoci vedere in giro e se domani non ci cattureranno vedremo i da farsi. Ah, non vedo l'ora di cominciare, ma mi raccomando, fai molta attenzione, Kimba. Cerca di seguire il suo consiglio e sii prudente. Ok, che cosa ti prende? Noi non dobbiamo scappare. Tommy, noi dobbiamo farci catturare, ricordo. Hai ragione. Lascia fare a me, amico mio. Adesso vedrai come mi faccio catturare. Ehi, Tommy, sei proprio sicuro di sentirti bene? Il piano di Kimba stava funzionando. L'uomo mascherato aveva catturato Coco e Tommy e li stava portando nel suo nascondiglio. Ma i nostri due amici sarebbero riusciti a fuggire da quel luogo e a raggiungere il leone bianco? Le ho portato il bottino, capo. Capo? Non ci sono animali rari, però stavolta ne abbiamo presi tanti. Tanti dici? A me non sembra. Di questi animali sono pieni gli zoo, mentre noi vogliamo solo esemplari particolarmente rari e belli. E questi ti sembrano belli? Tommy, cerca di controllarti. Non è facile accontentarla con tutti quei rangers intorno. Questo è un problema che non mi riguarda. E del resto anche voi bracconieri siete parecchi. La supplico anche se non è molto. Prende il bottino. Ma cosa fa? Si mette anche a supplicare quel gran vigliacco. Ma chi ha parlato? Chi? Sono stato io. Sì, io. E per me dovrei pagare almeno il doppio. Ha ragione. E va bene, ma per gli altri pagherò solo la metà. Non credo d'aver scelta. Comunque quell'antilope finirà arrasto. Se quell'animale va in giro a parlare, io sono rovinato! Rovinato! Silenzio! Ma non puoi. Portate via questi animali subito! Avete sentito cosa ha detto? Portateli via! Muovetevi!
puoi dare una calmata, per favore? Che cosa ti aspettavi? Adesso tu stai qui buono mentre io andrò a chiamare Menam e gli altri. Oh. Questa volta i nostri amici stavano affrontando un pericolo enorme. Ah, se non mi sbrigo qui finisce male. Oltretutto proprio di sera doveva succedere. Io al buio non vedo niente. Ormai è evidente, Tommy e Coco sono stati catturati. Presto, dobbiamo andare a cercarli. Non ci voleva, il fiume interrompe le tracce. Cosa suggerisci di fare a questo punto? Non ne ho idea. Insomma, dobbiamo trovare una soluzione al più presto, Mandy. Ehi, c'è qualcuno? Rispondete, per favore. Che ti è successo, Coco? No, è terribile, non voglio vedere, mio. Kimba. Coraggio, Coco, dici che cos'è successo. I bracconieri vogliono far arrabbiare Tommy. Lo vogliono mangiare? Sì, è per questo dovete venire con me. Presto, Mandy, va con lui da Menam e riferiscili tutta questa storia. Io nel frattempo vado a dare una mano a Tommy. Sbrigatevi, non c'è tempo da perdere. Aiuto! Cosa? Ma questa voce io la conosco, è quella di Tommy. Aiuto! Un leone! Stai molto attento a quell'uomo bianco, Kimba. È lui che comanda veramente. Davvero? E tu pensi di potermi sfidare così? Io ho chi mi difende. Fermati, leone bianco. Se tocchi il capo, assaggerai la punta di questa lancia. E se non dovesse essere abbastanza, proveremo anche con le frecce degli archi. Ben detto! Eliminate quel leone! Lo vuoi un consiglio, amico? Io mi arrenderei se fossi al tuo posto. Sei tu che ti devi arrendere. Chi ha parlato? Vieni fuori. Ma sono i Ranger. Siete stati circondati su tutti i lati, quindi sarebbe inutile opporre resistenza. E così alla fine siete riusciti a trovare il mio nascondiglio. Menam, attento! Largo! Ranger, non riuscirai mai a catturarmi. Non ho nessuna intenzione di venire a lavorare in cantiere. Sei veramente testardo. Cerca di rassegnarti. Ormai è finita l'epoca della caccia. E allora l'uomo mascherato resterà l'ultimo cacciatore del continente. L'ultimo cacciatore africano. Adesso basta. Abbassa l'arco e arrenditi. Ti consiglio di obbedire, altrimenti peggiorerai solo la situazione. Aiuto, mi vuole baciare! Ma cosa è successo? No! Speriamo che non sia nulla di grave. Menam! Kimba, l'uomo mascherato se n'è andato per sempre. E questo segna l'inizio di un'era completamente nuova per la nostra amata Africa. Senza bracconieri, gli uomini e gli animali della giungla potranno vivere finalmente in serenità. E ancora uno sforzo. No! Aiuto! E così, quella brutta esperienza era finita. Forse Menam aveva ragione. Una nuova era stava iniziando per l'Africa. Un'era fatta di progresso e di civiltà, che presupponeva speranza per un futuro migliore.
Di certo, senza i braconieri, uomini e animali della giungla avrebbero goduto di una maggiore serenità. Ma le innovazioni dell'uomo che cosa avrebbero portato con sé? Il rispetto della natura e del regno animale sarebbe stato preso in considerazione? Oppure l'avrebbero giudicato sacrificabile in funzione del benessere dell'uomo bianco? Le cose stavano già cambiando rapidamente e i lavori per quell'autostrada erano una palese conferma di ciò che avrebbe rappresentato il futuro. Che cos'è quella faccia? Stai pensando ancora a quello che è successo, Kimba? Sì, Kimba ripensava agli ultimi avvenimenti. Ma in cuor suo sperava con tutte le forze che il progresso non avrebbe ostacolato il suo sogno. Un futuro di pace e di serenità.